Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Luna e questo è Beauty Corner. Benvenuti in questo nuovo episodio del Decluttering. Siamo arrivati al quarto episodio e come vedete dal titolo, oggi ci occuperemo di bronzer, blush e illuminanti. Quindi spero davvero possa piacervi. Vedrete un po' quello che ho deciso di tenere, quello che ho deciso di buttare e quello che ho deciso di regalare. Vi lascio qua sotto nell'info box gli scorsi episodi del Decluttering. So che state aspettando le palette, arriveranno anche quelle. E quindi niente, vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like a questo video se vi piace e di andarmi anche a seguire su Instagram e vi lascio al video. Così qua ho cambiato location e sono sul mio tavolo della cucina e questa è la scatola che contiene tutti quanti i prodotti che andremo a declatterare adesso e quindi sono gli illuminanti, i blush e le terre. Allora, partiamo subito e abbiamo la palette, questa qua è una palette di Make Up Revolution ed è la Blush Dream Palette, come vedete mi si è rotta ed è una palette che ha dei blush rosati e quattro illuminanti. La tengo perché ogni tanto la utilizzo quando mi servono degli illuminanti un po' particolari e quindi ancora decido di tenerla. Poi proseguiamo con un illuminante che questo fa parte del mio progetto smaltimento ed è l'illuminante della collezione Gold Waves di Kiko. Era un illuminante cotto nella colorazione numero 02 ed è un illuminante molto molto bello e decido di tenerlo appunto perché oltre al fatto che mi piace lo vorrei terminare il prima possibile, quindi lo metto qua perché lo tengo. Allora, questa è una terra ed è la Resplendent Terra compatta di Puro Bio e questa è nella colorazione 02. Questo è il colore, è un bronzer opaco, è molto molto pigmentato questo bronzer, come vedete, è un bel marrone scuro. Lo utilizzo adesso ogni tanto, ma mi trovo ad utilizzarlo meglio in estate perché essendo molto scuro e d'estate mi abbronzo tanto. Quindi lo utilizzo molto di più in estate e quindi lo tengo però. Mi raccomando, se volete vedere il decluttering di tutte le mie palette occhi, lasciate un like a questo video. E proseguiamo con la contouring palette di Diego Dalla Palma. E questa è una delle mie palette preferite per il contouring ed è la numero 36. Ora ve la faccio vedere, ha uno specchietto come potete vedere ed ha 5 cialde, abbiamo due bronzer opachi, uno più scuro e uno più chiaro, un blush, una cipria color banana per illuminare il contorno occhi e le zone centrali del viso e un'altra cipria molto più chiara. Non la utilizzo, vi devo dire la verità, tutti i giorni, ma anche questa l'ho pagata abbastanza, una quarantina di euro se non sbaglio e la tengo perché appunto quando devo fare dei contouring un po' più strutturati per qualche spettacolo o quando devo truccare qualcuno, la utilizzo molto spesso. Un altro bronzer viene da questa azienda che si chiama Nui Cosmetics ed è un'azienda tedesca che produce, se ce la faccio ad aprirlo, che produce prodotti naturali e vegani, appunto. E questo è un pressed bronzer nella colorazione matiti ed è molto pigmentato, leggermente satinato. Mi piace molto questo bronzer e essendo naturale mi piace ancora di più, quindi lo teniamo anche questo. Spero di fare il decluttering di qualcosa, ma non lo so, vedremo. Ok, il primo prodotto di cui facciamo il decluttering è questo blush qua. Era un blush di Maybelline color corallo, ne era rimasto davvero poco. Ieri sera è caduto per terra, si è proprio rotto del tutto e quindi lo buttiamo. Poi ho questo illuminante qua di Essence della collezione From Santa with Love ed è un illuminante molto particolare, una texture cream to powder. Vi faccio vedere lo swatch perché rilascia, come vedete, solo dei glitterini che donano un effetto bagnato al viso e quindi mi piace utilizzarlo sopra ad altri illuminanti quando voglio quel glow in più e quindi lo tengo anche questo. Poi ho un nuovo arrivato e questo è un blush in crema di Mina ed è il Glam Rock Adrenaline Blush. È un blush in crema dalla colorazione
rosata fucsia perché è molto pigmentato, con delle perlescenze, e ne va utilizzato davvero molto poco, ma penso che lo userò ancora di più in estate quando non faccio una vera e propria base, e quindi tengo anche questo. Poi abbiamo quest'altro blush che, come vedete, si è rotto ed è un satin blush di Essence nella colorazione, tra l'altro non so se lo fanno più, numero 20, e questo è molto bello perché è un malva con delle perlescenze, è molto bello, non so cosa fare perché avendo questo packaging rotto non lo posso nemmeno mettere all'interno di una pochettina, ma devo tenerlo sempre nel cassetto. Allora, per adesso lo tengo, poi vediamo. Poi pesco la meravigliosa palette di Pixi, anche questa è arrivata forse prima di Natale, l'ho ricevuta in una PR box da parte di Pixi, ed è la Rach Loves Palette, ed è una palette, ora ve la faccio vedere, l'ho utilizzata anche in qualche video quindi dovreste conoscerla, e vedete ha 4 illuminanti, sarebbero 5 illuminanti perché questo è molto scuro, io lo utilizzo come bronzer luminoso, ma questi qui sono meravigliosi e stupendi, e questo è leggermente lilla, e quindi lo utilizzo quando devo fare un look un po' più particolare. Passiamo poi al mio illuminante preferito del periodo, che è lo Skin Glazing di Nabla nella colorazione Amnesia, se non sbaglio, sì, ed è bellissimo. Ho sentito tante critiche per questi illuminanti, ma a me sono piaciuti tantissimo. Guardate come riflette bene la luce, è uno champagne leggermente dorato e secondo me è bellissimo, quindi lo teniamo. Mi scuso davvero tanto per la voce, ma ho un po' di tosse e quindi la mia gola è un po' irritata. E questa è la voce che abbiamo, spero non vi dia troppo fastidio, e scusate anche per le manine, ma devo rifarle, devo rifare le unghie. Poi abbiamo il Caviar Illuminator di Wonder 2, e questo è un illuminante particolare, come vedete sembra proprio sembrano delle uova di caviale, ed è un illuminante molto carino nella colorazione Mother of Pearl, infatti è leggermente rosato, e anche questo mi è stato inviato tramite una collaborazione, ma continuo a tenerlo perché lo utilizzo e mi piace quando faccio un make up un po' più freddo, e quindi lo tengo. Un altro prodotto che teniamo è il blush di Mulac nella colorazione Bambi, ed è un blush opaco, e tra l'altro devo metterlo nel mio progetto smaltimento perché come vedrete tra poco eliminerò, anzi ve lo faccio vedere subito, elimino questo blush di Essence perché, a parte il fatto che è una vita che ce l'ho sarà 4-5 anni, ed è il numero 30 Secret Girl, ed è praticamente terminato, era un bel color corallo, e quindi questo lo cestiniamo, e all'interno del progetto smaltimento inserirò Bambi di Mulac perché anche questo è un pochino che ce l'ho e vorrei portarlo avanti, se non terminarlo addirittura, quindi lo teniamo. Un altro blush è questo qua piccolino di Neve Cosmetics, ed è Deli, ed era questo uno dei campioncini che si può prendere sul sito per provare un prodotto, e è una colorazione molto carina, corallo leggermente rosata, mi piace molto, quindi lo tengo, un blush minerale. Proseguiamo con un altro blush, questo è sempre della marca del bronzer che vi ho mostrato prima, ed è di Nui Cosmetics, ed è un blush nella colorazione Caramere, ed è un cream blush, questo pure mi piace molto. Vedete, è in stick, si applica così e poi si sfuma, un colore rosato molto bello, e questo lo tengo perché ho in mente di fare una challenge con i prodotti in crema e quindi lo tengo. Proseguiamo con gli illuminanti, e questo è di Pupa ed era della collezione Rock and Roses dello scorso anno, quella natalizia, ed è, come vedete, l'ho utilizzato parecchio perché mi piace molto, un bel champagne, mi piace tantissimo il pack con questa rosa disegnata, ricamata, e quindi lo tengo perché mi piace. Mentre questo qua di Makeup Revolution, sinceramente non so sinceramente cosa farci, ed è un jelly highlighter nella colorazione Monumental, e vedete è uno di quegli illuminanti in gel che, visto da qua, sembra bellissimo, ma poi, oddio, anche swatchato è bellissimo. Ero convinta di eliminarlo, ora non so cosa fare.
guardate quanto è bello, però vabbè, lo tengo. Proseguo poi con altri bronzer che tengo. Questo è di NYX ed è un loose mineral bronzer, mi è stato regalato al Sana, ma ancora devo utilizzarlo, è proprio nuovo nuovo e quindi lo tengo. Ed è, vedete, questo bellissimo colore, secondo me è molto bello, leggermente satinato, un color biscotto, e quindi lo tengo perché secondo me può essere molto carino. Tengo anche la terra di Collistar, e questa è la terra abbronzante effetto seta nella colorazione Maldive Tan. Me l'avete visto utilizzare qualche volta. Questa è opaca, con qualche perlescenza proprio leggera leggera. È un pochino rossiccia, però non è proprio molto pigmentata e quindi mi piace molto. E anche questa mi trovo ad utilizzarla e la tengo. Come ovviamente tengo anche il Sunstalker bronzer nella colorazione Private Island di Fenty Beauty, che è uno dei miei bronzer preferiti, se non il mio preferito, un colore perfetto per adesso che non sono abbronzata, mi piace moltissimo, pack stupendo e quindi lo tengo. Mentre per quanto riguarda invece gli illuminanti liquidi, ne ho due ed ho questo di Mulac che è l'Oh My Glow nella colorazione Gold, ed ho questo qua di Kiko che è della collezione lo scorso anno di Natale, della Sparkling Holiday, e penso proprio che cestino ed elimino questo illuminante di Mulac, a parte che ha cambiato la texture, come vedete si è seccato, l'odore pure non è proprio più dei migliori e quindi ce l'ho penso da molto più di 6 mesi, e quindi ce l'ho da 2 anni, anche 3 forse, e quindi lo elimino perché non mi sento più di metterlo in faccia. Mentre tengo questo qua di Kiko della collezione Sparkling Holiday perché è molto carino, e adesso con questo nuovo trend del pre-highlight, se avete visto il mio scorso video, può essermi molto utile. Ho anche miscelato in estate con una crema, quindi questa è la colorazione, lo tengo. Proseguo con 2 gemellini che tengo perché sono i miei 2 blush preferiti del momento. Anche questi li ho ricevuti in una PR box di Pixi e sono i Glowy Powder nella colorazione Fetch e Wednesday, e sono bellissimi, guardate, hanno delle perlescenze fantastiche. Questo in estate sicuramente farà furore, penso lo utilizzerò moltissimo. Questo è più pescato e questo è più rosato, ve lo faccio vedere. Me li vedete utilizzare spesso e mi piacciono molto, come vi dicevo. Sono leggermente pigmentati, ma hanno questo finish luminoso che mi piace tantissimo e quindi li teniamo. Poi decido invece di regalare questo illuminante di Essence Spread the Magic, che era contenuto all'interno del calendario dell'avvento di Essence del Natale 2019, ed è un illuminante cotto, è molto carino, ha un leggero riflesso pescato, secondo me è molto carino, però è abbastanza leggero e quindi decido di regalarlo a qualcuno che magari può apprezzarlo molto più di me ed utilizzarlo molto più di me. Poi abbiamo un mini illuminante di Fenty Beauty ed è il Kilowatt nella colorazione Astella Baby, e questo, come vedete, lo tengo perché mi piace tantissimo, soprattutto in estate. È un bellissimo color dorato, perfetto per l'abbronzatura, e lo tengo perché ovviamente lo devo terminare, ma mi piace tantissimo, come vi dicevo, per l'estate. Dopodiché proseguiamo con altri 3 blush. Questo è un blush che mi è stato omaggiato da Labo Filler mediante una collaborazione, ed è il blush Pressed Blush nella colorazione numero 54, ed è rosato e come vedete ha un gradiente di rosa opachi, e questo qua invece un po' più chiaro è perlato, ed è un blush davvero bellissimo, mi piace tanto, lo tengo. Come tengo anche questo blush di De Oliva, ed è un De Oliva Fardi Illuminante nella colorazione numero 02, ed è molto bello, molto pigmentato, anche questo secondo me in estate sarà molto bello, vi faccio uno swatch volante.
magari non sopra l'illuminante di Essence. Vedete, è un bel arancio e anche questo lo tengo. Come tengo anche questo blush di Collistar ed è un cuore di colore Fard Crema to Powder nella colorazione 1 Capri. Ed è molto carino questo blush, un blush rosato, formulazione cream to powder. L'odore sembra ancora buono e quindi lo portiamo avanti anche questo, non lo buttiamo. Altri illuminanti, questo è arrivato con una recente collaborazione con Winnie ed è un HD Compact Powder illuminante nella colorazione, chissà se c'è, non so che colorazione sia, ma è lilla ed è un illuminante molto carino che dà questo riflesso lilla, deve essere dosato bene, ma secondo me è molto carino e quindi lo teniamo perché per qualche make up più particolare, anche in vista del carnevale, può servire. Oddio, la mia voce non ce la fa più, ma siamo quasi al termine di questa avventura. Tengo anche quest'altro illuminante di Fenty Beauty ed è un altro Kilowatt nella colorazione Lightning Dust e Fire Crystal. È molto chiaro, infatti il giorno in cui l'ho preso non so a cosa pensassi, però mi piace parecchio. Abbiamo una parte più delicata e una parte invece che è più sbarabeum. Ed eccolo qua. Vedete, è bellissimo, lo tengo. E tengo anche uno degli ultimi arrivati che è un illuminante di Mulac uscito con la Sassy Collection e questo è Slay. Come vedete è ricco di glitter, è bellissimo, è leggermente scuretto per adesso, devo essere sincera, ma guardate che luce che dà, cioè è bellissimo e quindi lo tengo. E poi siamo arrivati al termine con gli ultimi tre prodotti e abbiamo la Bronzing and Glowing Palette di Pupa Milano che mi piace tantissimo, vedete infatti è davvero molto molto usata. Abbiamo due terre opache, una più chiara, una più scura e tre illuminanti, come vedete li ho utilizzati parecchio soprattutto in estate perché quando devo portarmi i miei trucchi e magari rimango fuori per un fine settimana me lo porto dietro sia terre che illuminanti e quindi anche per fare un trucco sugli occhi è perfetta, la tengo, non va da nessuna parte, mi piace tantissimo. E invece regalo questo blush qua, e questo è un blush di Alchimia Natura ed è un blush pelle di rosa, era un duo ma si è rotto e quindi l'ho ricompattato e lo regalo perché piaceva tantissimo a mia zia, piaceva tanto questo colore e quindi glielo regalo perché sicuramente le piacerà moltissimo. E poi l'ultimo prodotto che vi mostro è anche questo, un arrivo recente nella mia makeup collection, sempre dalla collaborazione con Winnie, ed è il blush nella colorazione numero 02 e vedete è un blush molto snello e sottile ed ha questa colorazione molto pigmentata, una colorazione rosata scura, questo è lo swatch, è opaco, mi piace molto e quindi anche questo lo tengo. E niente, quindi questi sono tutti i prodotti che teniamo, lo so, non ho fatto un grandissimo decluttering, ma come vedete sì, ne ho tanti, però non tantissimi, quindi anche per fare i make-up, i mini video su Instagram mi servono dei prodotti diversi tra loro, variegati. Comunque abbiamo declatterato questi che niente non è e lasceranno spazio a qualcos'altro nella mia makeup collection. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo video, spero davvero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto scoprire qualche nuovo prodotto e qua sotto vorrei sapere qual è il vostro blush illuminante e terra preferito, quindi lasciatemi scritto qua sotto così andrò a sbirciare. E io vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!